Vivax Day in Valtellina si è aperto con una cerimonia nel cortile interno all'ospedale di Sondrio, presieduta dalle autorità, alla presenza del personale sanitario da sempre in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Un momento intenso durante il quale tutti hanno ribadito l'importanza del vaccino e ringraziato tutti coloro che da mesi continuano a lavorare prendendosi cura dei malati. A distanza di pochi mesi, oggi siamo a fare il primo vaccino e proprio perché la scienza, l'intelligenza dell'uomo si è messa a disposizione e tutti hanno lavorato nella stessa direzione arrivando con dei tempi veramente strettissimi a formulare finalmente un vaccino. Questo a dimostrazione del fatto che l'uomo deve necessariamente lavorare insieme con spirito di comunità per poter andare avanti. Oltre al mondo della sanità, io credo che sia indispensabile inchinarci di fronte al grande lavoro svolto dagli amministratori locali. Sono stati a fianco delle comunità, hanno dato tutto il supporto di cui c'era bisogno, hanno incontrato il disagio sociale, hanno emanato dei provvedimenti che potessero andare incontro alle difficoltà del momento. Oggi, anche grazie al lavoro di quelle persone, i ricercatori che lavorano tantissimo, sempre lontano dai riflettori, oggi in tempi veramente strettissimi, sono riusciti a fare quello che si può considerare una sorta di miracolo. Un miracolo che dà sicuramente la speranza ad ognuno di noi di poter continuare il cammino che stavamo percorrendo, con un passo più convinto, più sicuro, perché oggi abbiamo un alleato importante che è questo vaccino. Sicuramente l'amministrazione comunale ha impattato duramente con la pandemia, perché chiaramente ha sconvolto anche l'attività amministrativa ordinaria, quindi si siamo dovuti attrezzare rispetto a questa purtroppo tragedia che ci è crollata addosso. È una giornata importantissima perché con il vaccino riusciamo veramente a mettere in atto lo strumento più efficace per contrastare le infezioni e le epidemie.